ci siamo dati innanzitutto un metodo, che è quello di fare le nomine tutte insieme. Abbiamo scelto di fare le nomine per solo 2 anni, perché nell'aprile del 2018 comunque ci sarà un altro governo dopo le elezioni del febbraio 2018, e noi siamo persone serie, vogliamo che chi arriverà dopo di noi possa avere lo spazio di nomina che giustamente la legge prevede. Poi siamo dell'idea che vinceremo le elezioni e ci torneremo noi, ma questo non lo possiamo sapere, e quindi l'aspetto istituzionale di correttezza ha portato a fare nomine biennali.